Ciao! Rieccoci! Oggi cosa facciamo? I peperoni. Bravissimo! Facciamo la lonza con i peperoni. Sì. Che sono? Buonissimi! Cosa dobbiamo fare subito? Laviamo Sì! E mamma cosa fa con queste cose? Non li taglio? le mani. Li leghi. No, No! perché? No, perché tu sei già cresciuta, per Ah, quello. ok! Allora, per questa ricetta ci serve una, Cipolla poi, piccante, questi come si chiamano? fegani, Benissimo. Poi naturalmente ci servono e poi la ingredienti. carne, che la Sì. carne però è laggiù. Iniziamo facendo la base. Allora, Allora, cipolla. la tagliamo Oggi prima. nonna non ci aiuta con la cipolla perché è andata di là a guardare il suo film. E perché qua è finito. Non c'era qua. Quindi. Si è bloccata la TV. Sei! Ne usiamo solo metà però. Ok? Sei d'accordo tu o la vuoi usare tutta? La voglio usare metà. Questa volta la tagliamo solo a rondelle però. Siamo ritornati. Rieccoci. Allora, mettiamo Un l'olio nella pochettino. padella. Tanto olio, tantissimo. Poi buttiamo. Se finisce. E se finisce niente, ce ne facciamo una ragione, ne compriamo un altro. Ok. Poi buttiamo la cipolla a rondelle. Oh! Che bomba! E adesso facciamo un trito, si chiama così, di Di carota. e di Fegano. così, per lungo, vai, bravissimo, portati via mezzo dito. Fa mamma così fa in fretta? Eh? E poi tu mi aiuti a tagliarla? Adesso mamma va laggiù a fare un po' di rumore. Adesso buttiamo anche questo qua dentro, va, gira. Benissimo. E poi grattugiamo nello stesso modo anche il sedano qua dentro che fa. Alessandro ha detto che taglia lui il peperone perché è un kung fu. Un kung fu. Com'è che è, sai? Kung fu. Vai, fa vedere. Wata! Ok, peperone distrutto. Allora, mamma taglia e tu metti a posto. Ti metto il piattino qua. Aspetta, però, non lo mettiamo così. Li tagliamo a listarelle più o meno così. Fagli un po' vedere come sono. E li buttiamo nel piatto. Mettiamo la carne. Rosolati, sfumiamo con del vino bianco e poi aggiungiamo i peperoni. Ecco qua la nostra lonza con i peperoni. Sì!